Buongiorno, io sono Martin Biggs e sono musicista nato a Londra e in Italia da più di 35 anni. Sono il rappresentante dell'ABRSM, che è la Society Board of the Royal Schools of Music. L'ABRSM è un ente esaminatore che nasce in Inghilterra più di 120 anni fa sotto l'ombrello dei conservatori reali di Londra, Manchester e Edimburgo. Per creare una struttura di certificazione musicale per aiutare chi sta imparando uno strumento, per codificare un po' il percorso in una serie di esami. In questi 120 anni, 130 anni, ovviamente la struttura degli esami è stata aggiornata, è stata modificata e creata per i tempi di oggi. E ci troviamo nel 2018 con una serie di esami per tantissimi strumenti, i maggiori strumenti musicali che esistono, con un percorso che ha un menu completo fondamentalmente, dei brani, della tecnica, degli oral test e della prima lettura. Quindi è una formazione in miniatura del musicista di oggi. In questi esami facciamo tutti gli strumenti fondamentali, a partire dal pianoforte, violino, clarinetto, flauto, ma arriviamo anche al trombone, gli ottoni, i fiati e tantissimi strumenti, nonché anche il canto. I brani che i ragazzi devono fare, o gli allievi, comprendono musica che spazia dal barocco fino ai tempi moderni. Tanto è vero che in alcuni settori degli esami brani di Bob Dylan, brani jazzati sono inseriti per rendere molto più a portata di mano dei ragazzi di oggi. Abbiamo tutti gli strumenti, il contenuto degli esami per canto, per i fiati, pianoforte, gli archi, chitarra. Questi sono i componenti degli esami e cosa è richiesto ai vari livelli. Cioè, la durata di ogni esame può variare da 10-12 minuti fino ai diplomi che addirittura arrivano a un'ora di tempo complessivo. Allora, la BRSM ha il grosso vantaggio che effettivamente gli esami si svolgono in più di 90 paesi nel mondo, quindi è un po' come avere un denaro che è riconosciuto in tutto il mondo, come il dollaro musicale, per dire, che ovunque uno vada si trova in mano un documento che ha un valore. E quindi voglio dire, se qualcuno qua a Cremona o a Milano o Reggio Calabria dovesse diplomarsi in pianoforte e si trova nell'Oriente, sanno precisamente cos'è questo attestato. Questo è un grandissimo vantaggio, al di là di timbri ufficiali, non ufficiali, perché sappiamo che in Italia è abbastanza complicato questo mondo dell'equipollenza di titoli. Addirittura i conservatori non si riconoscono tra di loro, figuriamoci un ente che viene da fuori. Comunque, a livello mondiale, uno che prosegue e arriva a diplomarsi con i nostri titoli comunque si trova in una posizione di avere, tra i ventagli di qualifiche che potrebbe avere, una carta molto conosciuta e molto valida nel mondo. Ecco perché secondo me ha un certo valore. Buongiorno, sono Silvia Saibene, sono la persona che affianca Martin Biggs nella gestione degli esami a BRSM per l'Italia. Mi occupo prevalentemente della parte amministrativa degli esami, l'organizzazione degli esami, la gestione degli esaminatori quando vengono in Italia. Faccio da centro di informazioni, sono raggiungibile al telefono, sono raggiungibile via mail. Potete trovare comunque tutte le informazioni necessarie sul nostro sito www.abrsm.org. C'è una sezione dedicata all'Italia dove troverete tutte le informazioni costantemente aggiornate. Sempre sul sito ovviamente ci sono poi i miei contatti personali e vi invito a telefonarmi o a scrivermi via mail. Abbiamo una pagina Facebook che tengo costantemente aggiornata, che si chiama ABRSM Italy.